Ciao a tutti da Insorto Contadino. Oggi vediamo un semplice metodo per riprodurre le piante che hanno dei rami lunghi soprattutto. E lo vediamo con il rosmarino. Il rosmarino è una pianta facile da riprodurre per talea, cioè prendi un rametto, tagli e lo metti nella terra. E viene meglio se il ramo è legnoso, quindi questo non è legnoso, ma se il rosmarino ha già diversi anni è più facile trovare rami adatti alla talea. In questo caso, questo si fa di solito in autunno. In autunno è molto più facile perché il terreno resta più umido, quindi è più facile che il ramo butti le radici. Se siamo in estate, oppure se come dove sono io in questo momento, clima è caldo, clima è tropicale, siamo in Brasile, si può fare così: si può prendere un rametto, metterlo nel vaso, o meglio ancora, si può fare una buchetta e mettere il vaso un pochino interrato in modo che si mantiene più umida la terra e non ci sarà bisogno di innaffiarlo sempre. Quindi si mette il vasetto qui, si prende il rosmarino, si può fare un piccolo taglio anche qui, togliere un po' la corteccia e interrare la pianta così. Si può anche spezzare volendo. Interrando la pianta si mette la terra e via. In questo caso adesso con la mano occupata non è facile, ma insomma ecco così. In questo modo, dopo un mese, 2 mesi, ci saranno le radici. Quando ci saranno sufficienti radici, tagliamo il rametto dalla pianta madre e avremo una pianta indipendente. Questo è un metodo banalissimo come vedete, però metodo molto utile, no? E ha un successo maggiore rispetto alla talea. Ok? Buona sperimentazione a tutti voi.